come Lega Nord abbiamo deciso che vogliamo aiutare questi insegnanti, vogliamo aiutarli a svolgere il loro compito nel migliore dei modi, pur non essendo d'accordo con loro, pur essendo dell'idea che il Natale è una nostra tradizione, la tradizione della nostra terra, la tradizione che i nostri genitori ci hanno lasciato. La religione cattolica fa parte appunto anche della nostra tradizione, quindi così anche il festeggiamento del Natale. Proprio per questo motivo, dicevo, abbiamo deciso di aiutarli presentando una proposta di legge che prevede l'obiezione di coscienza e quindi la possibilità da parte degli insegnanti di fare una dichiarazione in cui si dichiarano obiettori di coscienza nei confronti appunto dei festeggiamenti, delle festività natalizie, festività religiose e di conseguenza la possibilità appunto di non festeggiarle. Dall'altro lato ci sarà, avranno essendo delle persone coerenti, avranno la possibilità di tornare a scuola durante le vacanze natalizie, durante il ponte dell'Immacolata e durante le vacanze pasquali. Durante quel periodo in cui loro saranno a scuola e i nostri figli saranno a casa a festeggiare le vacanze, loro potranno fare corsi di aggiornamento, potranno tenere corsi di recupero per i ragazzi, magari che non sono di religione cattolica, e potranno avere la possibilità di sfruttare la scuola in tutta la sua laicità.